L'idea di sostenibilità nasce attorno all'inizio degli anni 70, in un momento che, come tutti si ricordano, precede la grande crisi energetica del 73. Nel 72 viene pubblicato un libro molto importante, il cui titolo è I limiti dello sviluppo, a cura del Club di Roma, che pone all'attenzione mondiale il fatto che il capitalismo non può più procedere con i ritmi di crescita e di spreco, diciamo, di risorse con cui era andato avanti per un secolo e mezzo. E quindi c'è un cambio, diciamo, di mentalità, e si afferma appunto l'idea che il costruire deve, come dire, essere sostenibile, compatibile con quella che è un'economia delle risorse, specialmente non rinnovabili, delle energie non rinnovabili, che si preannunciavano già in una fase di forte diciamo imminente esaurimento. Quindi, diciamo, la sostenibilità da questo punto di vista è un concetto molto ambiguo, perché per un verso nasce dall'interno dello stesso capitalismo, ma al contempo è anche il frutto delle culture alternative al capitalismo che si erano sviluppate nel corso dell'Ottocento e del Novecento. Vale a dire, l'Ottocento e il Novecento hanno visto crescere una serie di movimenti di opinione e anche di esperimenti di comunità che appunto si rifacevano a ideali, diciamo, diversi da quelli dello sviluppo capitalista, facendo leva soprattutto su un'idea, diciamo, organica dell'esistenza, un'esistenza frugale, un'esistenza al di fuori delle divisioni di classe, al di fuori della logica del profitto, basate su una forma di creatività diffusa che riguardava tutti gli aspetti dell'esistenza. Io stamattina ricordavo la città di Taos, che è stata, diciamo, luogo di esperimenti importanti da questo punto di vista, e ricordavo anche l'esperimento utopistico di Paolo Soleri in Arizona, Arcosanti, come uno degli esempi più importanti di questo atteggiamento. A questo proposito c'è anche da ricordare una distinzione che è molto importante, introdotta in questo, diciamo, ambito da Pierpaolo Pasolini: la differenza tra sviluppo e progresso. Pasolini era contrario allo sviluppo, proprio perché lo sviluppo incarnava, diciamo, lo spirito animale, gli spiriti animali del capitalismo, e invece era favorevole al progresso, in quanto vedeva nel progresso la capacità delle persone di, come dire, di costruire una propria consapevolezza e un livello di libertà sempre più elevati. Quindi il problema della sostenibilità è che è nata da motivazioni autentiche, ma col passare del tempo, come succede a molte idee che si affermano, è diventata una sorta di nuovo luogo di nuovo conformismo. Oggi, per esempio, esiste una sorta di pensiero unico sul costruire l'architettura e la città, che appunto fa riferimento obbligatoriamente a un'idea ormai diventata convenzionale di sostenibilità, di smart city, insomma, di tutto questo mondo, anche se vogliamo, della decrescita, della green economy, di tutto un mondo che vuole proporsi come virtuoso, pur alimentandosi contemporaneamente di quell'ambiguità di cui si è detto. E quindi sostengo che ormai la sostenibilità è diventata più uno stile architettonico che un vero modo di risolvere diversamente le questioni del costruire. Per cui esistono una serie di soluzioni formali, per cui l'edificio è come se comunicasse la propria sostenibilità invece di, come dire, di proporla sul serio. E quindi occorre un salto, secondo me, di qualità da parte degli architetti per riappropriarsi della, come dire, verità di questo problema, tenendo presente anche la necessità di estendere il concetto di sostenibilità, passando da un piano meramente tecnico, quantitativo, cioè meno energia da dissipare, a una sostenibilità culturale, sociale, produttiva, economica, ambientale. Quindi la sostenibilità in termini molto più vasti e molto più, diciamo, concreti, che non semplicemente la dotazione dell'edificio di gadget più o meno, diciamo, funzionanti, che poi alla fine si sono dimostrati molto più illusori di quanto per esempio gli studenti possono credere, con alcune ulteriori contraddizioni, tra le quali il ricorso alla tecnologia per curare un male architettonico, la dissipazione dell'energia, che è stato proprio creato dalla tecnologia. Pensiamo a tutta l'ideologia macchinista che ha pervaso il Novecento, Rainer Banham per esempio,
quell'esaltazione della meccanizzazione, e noi dobbiamo essere convinti che ciò che ha prodotto questo male non può forse, diciamo, curarlo. E quando parlo di sostenibilità culturale indico semplicemente che una soluzione architettonica deve essere concepita in modo tale che possa essere compresa o che possa dar luogo a conflitti comprensibili anche questi. Cioè l'architetto deve prendersi la responsabilità di formulare proposte nella sua più totale libertà espressiva, ovviamente meditata, facendo in modo però che i termini del problema siano comprensibili. Quindi il pubblico dell'architettura deve poter giudicare la conformità di quella soluzione rispetto alle proprie aspettative. Ciò che non avviene affatto perché questa consapevolezza culturale, questa sostenibilità culturale non è un aspetto determinante di questa nuova paradigma di cui stiamo parlando. Bisogna costruire un punto di vista diverso, tenendo infine presente una cosa, che la sostenibilità sta diventando una sorta di alibi per confermare l'esistente. Invece noi ci dobbiamo ricordare sempre che un'architettura nuova, in quanto nuova, fa sì i conti con ciò che esiste, ma in un modo molto libero, è anche capace di sovvertire la condizione sulla quale interviene. Questa è una lezione che ci proviene dall'insegnamento di Bruno Zevi e che andrebbe, secondo me, ripensata totalmente per restituire appunto a un'architettura nuova non solo la capacità di rispondere a queste esigenze nuove che si sono dimostrate così importanti, ma anche al fatto che la nuova architettura deve rappresentare anche un momento di rottura nei confronti di una situazione precedente, proprio perché deve portare in questa situazione elementi che la ridescrivano. In sintesi, la stessa idea di esistente è un prodotto del nuovo e questo non ce lo dobbiamo dimenticare.